Io sono Simone Spataro, il presidente del circolo La Fattoria. Vi cercherò di spiegare, anche se non si vede particolarmente bene, quali sono gli spazi della fattoria, sia gli spazi della fattoria urbana, che è quella che vedete qua, sia gli altri spazi che sono dall'altra parte di via Pirandello. In questo luogo qua c'è la stalla degli animali. Noi abbiamo tutti animali tipici della campagna bolognese, per cui abbiamo un asino, un somaro, una mucca, caprette, un pony, poi abbiamo delle oche e poi abbiamo dei gatti, abbiamo dei conigli, delle galline. Sono tutti di sesso femminile perché non si possono riprodurre. Noi non siamo un'azienda agricola, per cui per norma noi non possiamo fare riproduzione di animali. In quest'area qua, che è quella vicina dietro ai campi da calcio, noi abbiamo degli orti urbani dove ci sono i nostri soci che lavorano il loro piccolo appezzamento e fanno una piccola produzione familiare di ortaggi, verdure e in generale di fiori, di frutti anche. Quindi d'estate si possono trovare i fichi, le fragole, ma è tutto riservato l'ingresso ai soci. Essendo un circolo arci, possono frequentarlo unicamente i soci. Da questa parte qua, in questa casetta che è il Club 22, c'è adesso un circolo ricreativo che si chiama Club 22. Tra qualche mese, quindi giugno-luglio, questo edificio viene abbattuto. Al suo posto diventa, sempre più o meno con la stessa sagoma, ci saranno delle aule didattiche a servizio della fattoria. Perché il nostro progetto è quello di fare un polo didattico per tutte le età, per cui vi inviterò e spero che vogliate venire a trovarci, per spiegare ai ragazzi, ai bambini di ogni età, all'interno di un percorso didattico, quello che era la nostra campagna bolognese e che in città ormai non si vede più. Se uno vuol vedere degli animali da cortile tipici, a Bologna non ne trova, li trova solo qua. È un luogo per la città e della città, dove noi faremo dei corsi, dei percorsi didattici insieme ai bambini, ai ragazzi e agli adulti di Bologna. Questo è un po'. Noi qua facciamo d'estate due o tre feste, tipiche sono la festa di primavera, facciamo una festa anche per l'arrivo di primavera e la fine dell'inverno, che è una tipica festa bolognese, che si chiamano i lumi di marzo. Poi facciamo la festa della vendemmia, dove vengono a pigiare l'uva per fare il vino, che noi facciamo non in maniera egregia, ma lo facciamo, mettiamola così. Però si beve. Noi negli ultimi anni abbiamo cambiato un po' prospettiva, nel senso che vorremmo far conoscere il pilastro alla città di Bologna. Il pilastro nasce negli anni 60, adesso vi faccio vedere qual è la sede originale del circolo. Noi nasciamo appunto negli anni 60 come momento unico, eravamo gli unici quando è nato il circolo La Fattoria, per dare una risposta di socialità agli abitanti del pilastro. Non solo, noi siamo stati anche, oltre, come dire, un circolo che dava una risposta ricreativa e culturale, anche un luogo dove, un punto di riferimento del territorio, dove gli abitanti potevano venire e portare un loro contributo, ma anche, come dire, oltre che delle esperienze del volontariato, anche delle esigenze. I volontari, i miei soci, sono delle persone attive che hanno dato una mano, dato un contributo fondamentale a costruire quello che è il pilastro che vedete oggi. Noi abbiamo un solo dipendente, che poi è un collaboratore che prende un rimborso spese, che è quello che gestisce gli animali. Gli altri sono tutti volontari. Questa è più o meno l'area del circolo della fattoria. E mantenere gli animali costa 26.000 euro l'anno. Veterinari, mangiare e lo stagliere. Poi c'è la piccola manutenzione dello stabile, che è a carico nostro. A Bologna non si possono tenere animali da cortile nel perimetro comunale. Noi siamo in deroga
ma siamo continuamente monitorati dall'ASL di Bologna. Sono tutti vaccinati, non è possibile il contatto con gli animali. Gli animali non possono essere toccati, possono essere visti, però non possono essere toccati. Noi all'interno della casa avremo anche una cucina didattica, per cui ospiteremo percorsi di didattica di cucina per vedere come volge il prodotto, cioè dal grano come si tira fuori il pane, dal latte come si tira fuori il formaggio. E questo per noi è importante farlo vedere. Noi lavoreremo prevalentemente con le scuole del comune del territorio, soprattutto con le materne e le elementari. A me piacerebbe implementare questo percorso provando a costruire anche con le medie un momento di conoscenza di questi animali, perché è oggettivamente vero che voi non sapete neanche come è fatta una mucca. C'è veramente un'oggettiva non conoscenza da parte delle giovani generazioni degli animali. È una fattoria urbana a scopo didattico, ed è a Bologna è la prima, in Italia dovrebbe essere la terza, e ha unicamente scopo didattico, non ci sono altri scopi, non ci possono essere altri scopi, per cui gli animali non fanno, come dire, il ciclo della catena alimentare, non vengono, come dire, o ammazzati o mangiati, vengono smaltiti, è una cosa innaturale, ma è così. No, quando sono morti muoiono solo per vecchiaia lì. Oppure di malattia, sì. Ma quando nascono, no? Le mucche non fanno né bambini né niente? Non è possibile, come dire, noi acquistiamo animali anche piccoli, ma non possiamo. Non si possono riprodurre, perché la nostra è una fattoria a scopo didattico, non a scopo agricolo. A Bologna non si possono ospitare animali. Perché è così, per la trasmissione delle malattie, perché Bologna non è più una campagna. Le case che ci sono qua intorno, e io in qualcuna di queste case qui intorno ho visto delle galline ogni tanto. Le galline sono una cosa, gli animali di grossa taglia sono un'altra. A Bologna non ce ne sono di animali di grossa taglia. Qua siamo ancora, come dire, in una zona di transizione, perché se uno va dopo il pilastro verso il CAB, lì c'è ancora qualche cosa di campagna e di agricolo, ma questi non sono terreni agricoli, questi sono terreni urbanizzati. A voi che cosa vi piacerebbe che facesse la fattoria per voi? Andare a cavallo? Non siamo un maneggio. Da questo punto di vista, il regolamento igienico-sanitario del Comune di Bologna è molto restrittivo. Quindi, cioè, o tu fai quella professione lì, ma se tu dici che sei un'altra cosa, noi non siamo un'azienda agricola. Ma lei è il capo, vero? Noi siamo un'associazione. Essendo un'associazione, siamo, come dire, un'associazione democratica. Io sono eletto, noi siamo eletti una volta ogni 3 anni. Eletto un consiglio che a sua volta elegge un presidente. Io sono il rappresentante legale di quell'associazione. Se accade qualche cosa, vengono da me, ok? Non è un lavoro. Io faccio l'ingegnere nella mia vita, per cui faccio un altro lavoro. Io ho fatto queste scuole qua, eh? Io ero in questa classe qua. Fatto prima, seconda e terza. C'è stato mai un furto alla fattoria? Hanno cercato di rubare una peca ultimamente. No, di furti ce ne sono. È evidente che è un luogo aperto, gli animali sono nella stalla la sera, però è comunque un luogo aperto. Quello è uno spazio dove rigenerato, dove dovrebbero venire più persone in tutti i momenti dell'anno. Ecco, lì ci potrebbero essere delle opportunità di lavoro anche, perché, come dire, l'obiettivo del progetto del pilastro noi l'abbiamo accolto in pieno, nel senso che ci piacerebbe costruire delle opportunità professionali per i ragazzi del territorio. A me piacerebbe che qualcuno incominciasse a occuparsi anche della cura degli animali, che è un mestiere abbastanza complesso. Noi abbiamo lo stalliere che non è proprio giovanissimo, è una professione questa dove non trovi ragazzi giovani sostanzialmente. La cura degli animali, perché gli animali non esistono più in questa città, per cui o vai in campagna e c'è o una riscoperta dell'agricoltura, quindi del ruolo della stalla, oppure c'è il padre che ha tramandato al figlio, ma se no non trovi persone che sappiano curare gli animali. Ma non mi avete ancora risposto a una cosa, poi dopo io vi lascio. Cosa?
Cosa volete voi dalla fattoria? Io vorrei avere i cavalli per cavalcare. Ah, dei corsi, delle attività. E il wifi gratis? Si può? Adesso no, però è una buona idea. Potete fare un film degli animali. Seriamente? Qualche film non abbiamo fatto con... Cioè... Oggi la fattoria è un luogo che è per gli adulti sostanzialmente. Dai 18 in su trovi delle opportunità, ok? Puoi fare delle cose. Cioè, raccogliete, pensate delle idee, non dico in autogestione, ma dove potete stare, lì potete trovare un luogo che vi ospita. Le aule didattiche saranno pronte a giugno-luglio. Se voi avete qualche idea, fatecela avere. Noi siamo sempre pronti. Dovete solo pensarci. Grazie mille. Grazie. Dato un premio Nobel a questo.